Benvenuti nello stato teocratico di San Giorgio e la scritta che campeggia su questa home page con tanto di logo e ulteriori dettagli roboanti. Uno stato, recita il sito, teocratico e antartico. La cittadinanza venduta ad oltre 700 persone a cifre variabili tra i 200 e i 1000 euro in cambio di una serie di vantaggi, quali una burocrazia snella e velocissima, la possibilità di ricevere sostegni finanziari per nuovi progetti di ricerca e sviluppo, all'occorrenza titoli nobiliari. In tempi di Covid, anche la possibilità per i medici Novax sospesi dal servizio di continuare ad esercitare la loro professione e addirittura l'acquisto di proprietà su questa suggestiva isola greca. Peccato che questo stato, al di là delle foto sul web, fosse solo una fantasiosa invenzione. L'isola che non c'è è il nome azzeccatissimo con il quale la Digos di Catanzaro, dopo un anno di indagini, ha smascherato la maxi truffa. 30 gli indagati, 12 le persone arrestate attualmente ai domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra loro anche un ex generale della Guardia di Finanza e un ex maresciallo dei Carabinieri, entrambi in pensione. Per l'organizzazione criminale, lo Stato di San Giorgio aveva sovranità autonoma, oltre che privilegi inesistenti. L'amara scoperta nell'aprile del 2021, quando la Digos calabrese arresta a Teramo un medico Novax, aveva tentato di creare un albo fasullo di professionisti radiati dalla loro attività. Sosteneva di essere cittadino dello Stato di San Giorgio, la perquisizione di un immobile indicato come sede diplomatica dello Stato, un raggiro da 400.000 euro orchestrato ad arte. La banda aveva addirittura creato delle istituzioni ad hoc, capo di Stato, di governo, ministri, oltre a stemmi e regolamenti, la fantasia che supera la realtà, almeno fino ai provvedimenti emessi dal GIP di Catanzaro e da un tribunale, questa volta vero.